vent'anni dalla morte, Napoli ricorda Anna Maria Ortese con una targa in via Ferdinando Palasciano alla Riviera di Chiaia, dove la scrittrice visse nel dopoguerra. Nata a Roma, la Ortese trascorse molto tempo a Napoli ed ebbe un rapporto intenso con la città, a cui sono dedicati alcuni dei suoi scritti più importanti, come Il mare non bagna Napoli. Una grande donna, morta 20 anni fa, con questa bellissima lapide, con una scritta molto bella, la vogliamo ricordare come una donna appassionata che ha amato Napoli tantissimo, conoscendola nelle viscere, nel profondo, soffrendo anche per delle critiche ingiuste che ha subito anche da parte di alcuni intellettuali patinati della nostra città. Ma oggi Napoli, attraverso la toponomastica, sta ricostruendo la memoria e la storia della nostra città, e di questo ne siamo particolarmente orgogliosi di farlo in prima linea con la nostra squadra, con la nostra commissione e col Comune di Napoli. Le celebrazioni che si sono svolte questa mattina alla presenza del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, dell'assessore alla cultura Nino Daniele e del prefetto Carmela Pagano proseguono nel pomeriggio nella sala giunta di Palazzo San Giacomo. Secondo me è una delle più grandi scrittrici del Novecento, un artista, una grande scrittrice che sta veramente nel ristretto limbo delle più grandi figure intellettuali di questo secolo breve e drammatico. E lei ha anticipato moltissimo con la sua poetica il fatto che la dittatura dell'economico sul vivente avrebbe assunto dimensioni drammatiche. È solo appunto l'invenzione letteraria, il linguaggio suo visionario, avrebbe potuto forse aprirci una strada verso l'avvenire. Io spero che questo lavoro che stiamo facendo e che continueremo su Anna Maria, oggi alla giornata Amo l'abbiamo chiamata così, e che continueremo in occasione del 20° della sua scomparsa, ma in tutti gli anni a venire, possa essere veramente il modo attraverso cui le nuove generazioni di Napoli sappiano dare al loro disagio del vivere in questo tempo delle passioni tristi la capacità di analisi, di interpretazione, di emozionarsi e di vivere capendo che ha avuto, con la sua sofferenza, con la sua capacità di trasformare il dolore privato in dolore sociale, Anna Maria Ortese.